spaventoso, ma già 3 anni fa il 75% dei bambini americani imparava a usare cellulare, tablet e compagnia cantante prima di aver cominciato a camminare, prima di aver cominciato a parlare. Ecco, Raffaella ci dava qualcosa nella sua presentazione e io sono sicuramente d'accordo con gli studi che lui ha dato, che io cercherò di sviluppare. Oggi abbiamo un problema di una certa serietà, per non dire gravità, riguardo alla grande diffusione delle tecnologie digitali. Forse dovremmo sviluppare noi per primi una consapevolezza maggiore, per essere in grado di diffonderla e di non solo raccontarci le cose all'interno delle aule universitarie, ma riuscire a portare questi discorsi al di fuori, nelle famiglie, nei genitori, nelle scuole, in tutte le agenzie educative, dove non sempre siamo dei idee chiari su che cosa significa l'uso precoce di un dispositivo tecnologico per un bimbo piccolo, cosa che spero di poter precisare nel corso della mia presentazione. Sempre a questo proposito, recentissimo, e di qualche giorno fa, c'è stato un grande dibattito già nelle settimane scorse riguardo a questo volume di Jonathan Haidt, che è uno psicologo sociale americano, che ha scritto questo libro, La generazione ansiosa, come la grande riconfigurazione dell'infanzia, lui usa questo termine, rewiring, la riconfigurazione dell'infanzia sta causando un'epidemia di malattie mentali. Il titolo è molto duro ed è tassativo ed è assertivo e non lascia spazio a possibilità di essere lessivi. Come la grande riconfigurazione dell'infanzia sta causando un'epidemia di malattie mentali. La riconfigurazione, quindi, vuole dire esattamente questo. È un'affermazione che fa nel suo libro nel 2010. Perché il 2010? Perché il 2010 è l'anno in cui è stato reso disponibile il primo iPhone. Quindi nel 2010, dando ai nostri figli uno smartphone in mano, abbiamo iniziato il più grande e irresponsabile esperimento che l'umanità abbia mai fatto sul bambino. Perché il libro non si trova più, la cartellina non l'ha ristampato. Peccato, perché era un libro che conteneva già alcune di queste riflessioni in maniera ovviamente anche un po' più intuitiva, visto che è un libro di una ventina d'anni fa che abbiamo scritto con i colleghi Guarneri. Allora, nel postmoderno, io trovo molto utile il riferimento a questo concetto di postmoderno, perché il postmoderno, nella sua accezione più immediata e diretta da parte del sociologo filosofo che l'ha proposta, cioè il Rosario Tardo, il postmoderno significa il venir meno delle sicurezze ideologiche e normative, anche narrative, cioè non esistono più narrazioni, grandi narrazioni politiche, religiose, filosofiche, sociologiche, non esistono più i metagarassi sociali, come diceva Case, e quindi noi dobbiamo procurarci dei riferimenti giorno per giorno, affannosamente, non sempre ci riusciamo e non sempre ci poniamo la questione di trovare il riferimento. E in tutto questo, nella concezione di postmoderno, un posto molto importante viene dato proprio al ruolo che la tecnologia sta svolgendo nel modificare i nostri assetti relazionali e psicologici. Una condizione di costante crisi perché siamo disperatamente travolti dalla tecnologia. Ecco, il riferimento a Martin Heidegger è, credo, importante, direi quasi inevitabile, perché tra tutti i filosofi del secolo scorso è stato di gran lunga l'intellettuale che ha maggiormente anticipato e previsto quello che sarebbe successo in base allo sviluppo dei dispositivi tecnologici, della tecnologia in generale, virali e infettivi. Mentre queste malattie non influenzano la maggior parte delle persone, fortunatamente pochi di noi considerano e riflettono sul fatto che i rischi molto più alti di sviluppare sindromi e disordini c'è un rischio molto più alto di sviluppare sindromi e disordini semplicemente causati dall'uso eccessivo dei gadget tecnologici. Cioè, dice la slide, non ci preoccupiamo che gli spiriti attuali provocano malattie delle energie elettroniche, ma non ci preoccupiamo di come stanno cambiando la nostra mente, il nostro modo di vivere, il nostro comportamento. Ma anche considerando, anche mettendo da parte
facendo la vita mentale, gli stili di vita e di consumo di ognuno, non soltanto dei forti consumatori di tecnologia. Di cui vi parlerò è la gestione ottimale dei pazienti affetti da depressione. Nel titolo si parla di depressioni, perché in realtà questo è un primo messaggio. Andiamo a parlare di depressioni perché quadri clinici che presentano una certa omogeneità con i punti di attività, per cui possiamo chiamarli depressione, in realtà sono sottesi da situazioni di neurobiologiche, psicopatologiche diverse, e questo deve portarci a individuare di volta in volta che cosa privilegiare e come orientare il nostro intervento. Di che cosa parlerò in questa presentazione? Parlerò della prevalenza della depressione, come si ha una delle patologie più frequenti nell'ambito di tutte le malattie. Però come impostare questa diagnosi, come gestire il paziente depresso, i vari sottotipi della depressione, perché il concetto di depressione, quali sono i domini salienti della depressione e poi le conclusioni. La depressione è un problema di salute pubblica, sì, in realtà lo è, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, entro il 2030 sarà la malattia più diffusa. A livello planetario si stima un costo di 800 miliardi di dollari, che è un'enormità. E poi l'altra sfida per la classe medica: oltre la metà dei pazienti non riceve un trattamento adeguato. Speranza che spesso è il motivo per cui si arriva al suicidio. Ecco, perché il soggetto depresso arriva al suicidio? Arriva al suicidio perché si sente all'interno di un tunnel e ritiene che da questo tunnel non si possa uscire. E quindi ha una sua logica pensare che se io mi trovo in un tunnel e non c'è speranza di vedere la luce, alla fine l'autosoppressione rappresenta la soluzione di Dio. Il nostro compito è dimostrare che invece non è così, e che la malattia è invece curabile e guaribile per la maggior parte dei casi. E poi ancora, nelle forme più gravi, questo concetto vita senza speranza si estende spesso ai familiari più stretti, e questo accade drammaticamente nella depressione postpartum, dove si sopprime il neonato, o molto spesso nelle forme di omicidio-suicidio. Nella condizione severa invece la gravità dei sintomi è tale da interrompere il decorso assistenziale. Qui c'è una neurocognizione, cioè il funzionamento cognitivo. Allora, questo è un altro aspetto che noi abbiamo considerato molto importante, intanto nella terza età. Ecco, nella terza età noi sappiamo che le funzioni cognitive, che sono il corpo, l'attenzione, la memoria, la concentrazione, sono capacità di risolvere i problemi, si vanno attenuando. Per esempio, vi dico uno dei motivi per cui noi insegnanti siamo diventati molto più critici nella somministrazione delle benzodiazepine, farmaci straordinari, fondamentali, Lexotan, Fantasma, non sono al top della vendita di farmaci e anche della capacità di risolvere i problemi esistenziali. Ebbene, noi sappiamo che in età matura le benzodiazepine alterano le funzioni cognitive, e quindi siamo estremamente critici nel incoraggiare l'uso contratto delle benzodiazepine. Le benzodiazepine vanno prescritte per tempi brevi, e poi bisogna cercare di studiare le strade importanti. Primo, perché devono essere riconosciuti da noi. Secondo, cercare di farmi capire l'importanza al soggetto.
Terzo, perché solo un obiettivo del trattamento, ma non del trattamento farmacologico che non è in grado di cambiare molto le cose, quanto della chimioterapia. E vediamo quali sono questi schemi disfunzionali. Allora, i temi di perdita, di mancanza di valore, di rifiuto, l'errore di processazione di informazioni negative e poi la cosiddetta triade negatività, la percezione negativa di se stessi, del mondo e del futuro. Ecco, il soggetto depresso è pessimista, il soggetto depresso si autosvaluta, cioè perde la capacità di valutazione corretta di se stesso. Esattamente il contrario di quello che è il narcisista patologico, invece vede sempre all'autoestima. E la presenza di schemi disfunzionali sono predittivi di un nuovo episodio di depressione e la loro presenza dopo la remissione sono predittivi di pronosi negativa. Ecco perché noi dobbiamo cercare di individuarli, far capire che è importante per il diretto interessato che ci sono e poi cercare di trattare. E lì quello che è fondamentale è la psicoterapia clinico-comportamentale, che si basa proprio su questo aspetto specifico che è la correzione degli schemi cognitivi disfunzionali. Preservare le funzioni cognitive è una priorità nella gestione del paziente affetto da depressione. Due sono i farmaci che hanno una maggiore efficacia su questi aspetti, sono la biotiazida, che è un inibitore di serotonina, e la biotiazida, che invece è un'azione duale, un esempio scopo della vita, perché se quello fallisce poi si sta male, per esempio non puntare tutto sul lavoro, ma avere comunque una diversificazione del proprio interesse. Costruire legami solidi e profondi, altro aspetto molto importante. E alla stessa maniera di grande importanza è riconoscere i segni precoci di depressione. Questo noi lo diciamo sempre quando congediamo un paziente, dopo averlo curato, dopo aver risolto la questione della depressione, guarda, si ricordi sempre queste cose perché questa malattia può benissimo recidivare. E recidiva secondo un cognome già noto. E quali sono i segni precoci di depressione? Paziente che si sveglia, soprattutto l'insonnia precoce, il paziente si sveglia molto presto al mattino, oppure che non è più vigile, attento ed efficiente, che cambia lo stile relazionale, cioè non è più interessato ai rapporti con gli altri o quelle che sono le proprie passioni, la riduzione dell'efficienza psicofisica quotidiana e poi anche la comparsa di sintomi fisici. L'ultima parte la dedico ai trattamenti, sarò abbastanza veloce. Questi sono i trattamenti. Vengono messi adesso, vi dirò perché questa gerarchia. Le farmacoterapie, questi acronimi sono gli inibitori selettivi dei serotoninergici, gli inibitori della serotonina della noradrenalina, e poi i CEA sono i triciclici che abbiamo studiato nella mia generazione, che fino alla fine degli anni 80 erano gli unici farmaci che persistono, sono ancora presenti ovviamente, però come quasi sempre accade in farmacologia, ciò che è più efficace anche meno ponderato sicuro. E dico che per esempio negli anni 80 esistevano solo i triciclici, 2/3 dei suicidi avvengono con ingestione di farmaci. Quindi quando noi consideravamo un triciclico, mettevamo al paziente depresso una rivoltella sul comodino. Questo era un momento di sconforto, invece la rivoltella usava i farmaci. Infatti, i serotoninergici e quindi tutti hanno come primo obiettivo quello della sicurezza, cioè anche un intero flacone non si muove. Certo, è necessario un intervento rapido, però in quella maniera così come essendo cardiotossici, i triciclici sono sconsigliati dopo 50 anni, soprattutto per
si troverà chi è, parlerò, ecco, non si troverà chi è qualunque, ecco, molto spesso dice solo depresso, valore non si può. Non sto qui a sminuire l'importanza. Dico però che la psicoterapia non è una cosa generica. A me molto spesso, a me capita molto spesso di sentire che il paziente affetto da depressione, invece che essere trattato farmacologicamente, è stato a parlare tantissimo della sua infanzia, tantissimo dei suoi rapporti, e invece ciò che va affrontato in psicoterapia non è così. E poi ci sono anche le terapie fisiche che hanno una loro importanza. Abbiamo parlato della light therapy, no? Dello sciluccio che fanno bene per la depressione, cioè la depressione, la deprivazione del sonno, che ha una sua valenza, ma è un po' difficile da praticare, significa andare per sveglio il paziente per far sì che si resetti il sistema. Allora immaginiamo questi trattamenti in maniera sequenziale. Diciamo che sono delle forme lievi, è discutibile se trattare il paziente farmacologicamente con la psicoterapia, ma nelle forme gravi la farmacoterapia è indispensabile, e in fase acuta e severa la psicoterapia è tagliata. La psicoterapia va fatta sequenzialmente, la terapia integrata significa farmaco e psicoterapia, e in alcuni casi invece la psicoterapia può essere utilizzata per prevenire le recidive.